volta, ma mi sembrava opportuno soprattutto oggi parlare del programma, ma anche di un comunicato che credo sia già uscito e che è stato fatto soprattutto per quelli, e sono pochi almeno mi auguro, che pensavano che questo evento fosse un evento da strumentalizzare per una situazione che tutti quanti noi conosciamo. Quindi mi è sembrato, anzi ci è sembrato doveroso mettere i puntini su lì, un momento abbastanza delicato, e quindi ve lo leggo, vi faccio perdere soltanto 30 secondi, un minuto. Il 12 maggio 2014, in concomitanza dell'anniversario dei 40 anni del primo scudetto della SS Lazio, i protagonisti del 74 organizzeranno un evento denominato di padre in figlio, che si terrà allo Stadio Olimpico alle 20.45. Il comitato promotore tiene a precisare che di padre in figlio deve essere la festa di tutto il mondo Lazio e il ricordo dello scudetto del 74 deve servire a riunire tutte le componenti del mondo biancoceleste, la tifoseria, società, squadra del nostro cuore, e quel giorno si festeggeranno i padri e i figli. I nostri figli sono i giocatori di oggi, che sono nati dopo le crisi e i salvataggi della società e della prima squadra della capitale. E grazie a questo che oggi possiamo festeggiare lo scudetto del 74 e anche i successi che sono venuti dopo, e programmare, laddove ce ne fosse bisogno, tutti uniti intorno alla Lazio senza divisioni, impegnandoci a sostenere la squadra negli sforzi che ha compiuto e che sta compiendo e che sicuramente compierà. Saranno presenti insieme a noi i protagonisti della favolosa e vittoriosa cavalcata del 74, il memorabile gruppo del meno 9 e della salvezza di Spareggi, insieme ai campioni che nel 2000 ci regalarono lo scudetto del centenario, nonché alcuni giocatori del 58, che è il primo scudetto, il primo trofeo vinto dalla Lazio con la Coppa Italia, e altri che hanno dato lustro alla maglia biancoceleste. Ovviamente ringraziamo perché è arrivato finalmente il beneplacito da parte della società che potessimo avere a disposizione tre giocatori o anche quattro della squadra attuale, e colgo l'occasione, e mi riservo peraltro di darvi conferma attraverso Marco Anselmi e Alessandro Zappulla, che vorremmo anche invitare, però questo lo teniamo ancora un attimo in sospeso, la rosa, ovviamente l'organico della squadra attuale, per cui l'invito ad avere tre giocatori ovviamente che possono scendere in campo si allarga a livello di invito a tutta la rosa, se no mi sembra veramente, almeno credo, non so se Giancarlo è d'accordo, poco corretto invitarne tre e lasciare fuori gli altri, perché siamo un po' tutti sotto la stessa bandiera. Detto questo, vado a illustrarvi quello che è il programma. Alle 18.45 ingresso in campo e sfilata delle sezioni della Polisportiva Lazio, che sono numerose, per cui abbiamo iniziato abbastanza presto. E dopo questa sfilata alle 20 ci sarà un lancio della sezione del paracadutismo con un atterraggio all'interno dello Stadio Olimpico, possibilmente nel cerchio se saranno bravi. Se non saranno bravi, importante il piano di tegole. Sì, essenziale, giustamente, che è un piano di tegole. E dopo questo lancio della sezione ci sarà la presentazione d'ingresso del 74, la squadra del 74, che effettuerà un giro di campo cominciando dalla curva nord per arrivare alla Tevere, Maestrelli, e al giro di campo parteciperanno ovviamente insieme con noi il figlio di Maestrelli Massimo, Lovati, Stefano Lovati, il figlio di Umberto Lenzini e Silvestro, e Guido Bezzi, e con loro ovviamente con una sosta che effettueremo in curva nord con Giorgio e Cristiano Santri, con Gabriele Paparetti. Poi alle 20.35 ci sarà la presentazione della squadra del meno 9 e dello scudetto del 2000, nonché quelli aggregati, e che sono quelli che ovviamente
hanno dato con la loro presenza lustro ai nostri colori. Inizierà la prima gara alle 20:45 tra la squadra dello scudetto 74 e la squadra del 2009. Noi ovviamente abbiamo fatto un sorteggio pilotato. Ovviamente nella nostra squadra ci saranno anche altri giocatori che non hanno partecipato a quell'impresa, né fanno parte del 2009 né del 2000, però sicuramente ci daranno una mano, perché purtroppo noi abbiamo gente che non riesce a stare in campo, quindi tutto sommato penso che sia giusto questo. Detto questo, poi sarà la seconda fase, gara tra lo scudetto del 74 e quello del 2000. Noi avremo già i tre punti della prima partita già presi, quindi ci basterà un pareggio con questi per andare in finale. E poi la terza gara sarà effettuata tra quelli del 2000 e ovviamente quelli del 2009. Ovviamente ci sarà uno spettacolo, tra virgolette, mandato sui tappetoni dello Stadio Olimpico, con quello che tutti quanti ormai già conosciamo, perché è stato visto e rivisto 3.000 volte, ma credo che la gente non si stancherà mai di vedere queste immagini. Poi tengo a precisare che io l'ho sentita molto bella, ci sarà sicuramente la fase forse migliore, credo, almeno per quello che riguarda noi, quando ci fermeremo sotto la curva sud, quella che si chiama Maestrelli. Ci fermeremo e ovviamente virtualmente e materialmente porremo un mazzo di fiori per Tommaso Maestrelli. Sosta. La consueta sosta. E sarà mandato un video e un nuovo inno, chiamiamolo così, per Tommaso Maestrelli. E poi c'era un evento, poi senza dirvi di più, perché c'erano delle sorprese sotto il piano della scenografia, quindi uno spettacolo che inizia alle 7:15 con la sfilata della nostra polisportiva, fino alla fine, e anche alla fine dell'evento ci sarà una sorpresa. Grazie.